Grazie all'accordo con la Grecia, il ministro degli esteri della neobattezzata Repubblica della Macedonia del Nord, Nikola Dimitrov, ha firmato il protocollo di adesione del suo paese all'Alleanza Atlantica. A suggellare il documento anche le firme dei suoi 29 omologhi, un'estensione delle frontiere NATO nel sud-est dell'Europa resa necessaria anche dal braccio di ferro con la Russia nella regione. La storia non capita per caso. Bisogna fare in modo che accada. Vorrei elogiare le leadership dei primi ministri Zaev e Tsipras. Sarebbe stato più facile non mettersi d'accordo, ma hanno invece deciso di investire un capitale politico per il beneficio di due popoli, di due nazioni e di tutta la regione e la NATO come alleanza. Voglio congratularmi sia con Skopje che con Atene per aver dimostrato dedizione e coraggio nell'accordo sul nome. Possiamo ora guardare al futuro. Il vostro ingresso stabilizzerà ulteriormente i Balcani occidentali ed è un bene sia per la regione che per la sicurezza euroatlantica. La Macedonia settentrionale diverrà membro a pieno titolo della NATO solo dopo la ratifica del protocollo da parte dei parlamenti degli altri membri.